Buongiorno, ben ritrovati a Primo Tempo e allora è il momento del nostro sportello lavoro. Oggi parleremo dei manager, tanto discussa, una categoria tanto discussa, si conosce poco, oggi cercheremo di fare il punto e di capire anche sui guadagni, su ciò che è possibile guadagnare in Italia e all'estero. Ne parleremo con gli esperti di Michael Page e qui Maximilian Redolfi, Executive Director di Page Executive. Buongiorno, ben trovato. Sembra un po' un gioco di parole, esatto. In realtà questa è la qualifica e in ogni caso tu hai proprio il polso sulla situazione di quelli che sono il settore. In Italia è una categoria anche piuttosto affermata, piuttosto diffusa. Come siamo messi da questo punto di vista? Innanzitutto quello più interessante, quello delle retribuzioni, come siamo messi in Italia? Dunque, direi che a livello molto alto, se parliamo di top executive, non siamo messi male neanche in Italia. I top manager non si possono lamentare di retribuzioni che sono sicuramente molto elevate. È difficile fare proprio un paragone diretto con altri paesi perché ci sono tante variabili, no? Coinvolte. Capiamo subito una cosa, scusami, parliamo di manager pubblici o manager privati nelle aziende private, perché poi c'è una distinzione importantissima da fare questa. Questo caso stiamo parlando? Un po' di tutti i settori, in modo trasversale. Direi grandi aziende che hanno una presenza in Italia o a livello internazionale, un po' attraverso tutti i settori di riferimento. Quello che potremmo fare oggi è scomporre un po' il tipo di pacchetto retributivo che hanno i manager e anche fare qualche considerazione rispetto a come sono strutturati questi pacchetti, ad esempio nelle società quotate, rispetto magari ad altri paesi all'estero in cui quindi riscontriamo delle situazioni un po' differenti, anche riguardo alla tassazione e ai trattamenti di questo perché tipo. Perché poi ogni paese ovviamente ha le sue norme, le sue abitudini, certo, i suoi standard, tuttavia siamo in linea. Questo è il messaggio di fondo, con altri paesi europei. Come è composto lo stipendio di un manager? Non è soltanto un netto, un fisso, poi ci sono vari benefit, varie indennità di responsabilità anche, no? Certo, la retribuzione è composta, diciamo, da quattro fondamentali componenti. E sono: una, la parte fissa, diciamo un salario base, un salario fisso, una retribuzione fissa che ogni manager ha. Poi esistono dei cosiddetti, diciamo, premi di breve termine, incentivi di breve termine che premiano la performance dei manager annualmente per ogni anno di attività in azienda, basati prevalentemente sui risultati complessivi dell'azienda e sui risultati individuali del manager per quelle che sono le responsabilità sue e della sua area di responsabilità. Poi esistono i benefit, quindi tutte quelle vantaggi accessori che vengono dati ai top manager, come potrebbero essere l'auto aziendale, la casa, delle indennità di trasferta, per gli espatriati addirittura la retribuzione l'istruzione dei figli, tutta una serie di benefit aggiuntivi che vengono concessi ai manager espatriati all'estero. E poi una parte molto importante per i top executive è la retribuzione, diciamo l'incentivo a lungo termine, che significa prevalentemente sotto forma di titoli finanziari o valore legato alle azioni dell'azienda, potrebbero essere stock option piuttosto che strumenti più virtuali legati al valore delle opzioni o delle azioni dell'azienda, che crescono con il tempo, e questo fa sì che cioè in modo da rendere i manager più partecipi ai risultati aziendali per poi creare. Quindi non è soltanto, diciamo, un emolumento, uno stipendio, ma ha anche il suo tornaconto, perché poi il manager si sentirà più motivato a più parte integrante dell'azienda e quindi probabilmente lavorerà meglio. Certo, si presume che l'attività del manager abbia poi un effetto diretto sul valore di mercato delle azioni delle società quotate, ad esempio. Se tutti fanno un buon lavoro l'azienda va meglio, le azioni crescono. Non è sempre così, oggi abbiamo visto che con le speculazioni finanziarie ci sono aziende che vanno a volte molto bene, il titolo in borsa nella vita reale comunque. Esatto. Certo. Quindi, però diciamo che in linea di massima dovrebbe incentivare un manager anche a rimanere in azienda più lungo
lungo termine e a contribuire il più che può a migliorare i risultati dell'azienda nel suo complesso. Questo quindi tenendo conto di questa che è la situazione, che sono gli aspetti fissi e poi variabili, in Italia i manager vivono meglio che in altri paesi o peggio? Allora, ci sono stati degli studi recenti nell'ambito delle società quotate per i top executive e in particolare per i CEO, che dicono che in Italia di queste quattro componenti, normalmente rispetto ad altri paesi europei, prevalentemente paesi anglosassoni e la Svizzera, la parte fissa è più elevata. E la parte variabile, cioè in proporzione, incide meno sul totale pacchetto retributivo dei candidati ed è più discrezionale e meno legata ai risultati dell'azienda. Cioè, ci sono dei casi in Italia, come abbiamo visto, che sono stati anche molto oggetto di osservazioni sì, di recenti, critiche. Di top manager che nonostante hanno le aziende sono andate piuttosto male, hanno ricevuto delle buonuscite faraoniche, diciamo. Esatto. Ma pare, questo non è solo un problema solo italiano, anche negli Stati Uniti, pare che anche i manager che hanno causato poi alla fin fine la crisi, che hanno comunque avuto una responsabilità grossa nell'originare proprio la crisi, abbiano poi avuto delle buonuscite milionarie, il che vuol dire che è una polemica globale piuttosto diffusa. A proposito di questa diffusione, è negli Stati Uniti il posto dove i manager guadagnano di più in assoluto? Oggi come oggi, allora, stando alla cinematografia, ci si dovrebbe da dire così. Gli Stati Uniti sono spesso la sede di quartier generale di multinazionali globali, no? Quindi è ovvio che i CEO, gli amministratori delegati a livello globale di queste aziende, proprio perché hanno una responsabilità più ampia, guadagnano di più rispetto a magari gli amministratori locali dei singoli paesi di queste stesse multinazionali o di altre più grandi. Però devo dire che prevalentemente i paesi dove è stata riscontrata una maggiore crescita delle retribuzioni degli executive nell'ultimo anno, probabilmente nel 2012, sono state la Svizzera, in Europa l'Olanda, anche l'Inghilterra e forse Singapore e alcuni paesi centri dell'Asia come Hong Kong. Perché? Perché molte multinazionali hanno trasferito gli headquarter in questi paesi oppure hanno rafforzato gli headquarter in questi paesi proprio per vantaggi fiscali e di conseguenza molti manager sono stati trasferiti in queste zone e quindi spesso quando c'è una mancanza di talento in un'area geografica bisogna attrarre le figure professionali da altri paesi o dall'estero anche con gli incentivi con fiscali incentivi, sì, però questo è molto più, importante anche in chiave lavorativa, in chiave di prospettiva, che è quello che vorremmo fare sempre in questo nostro spazio, cioè quali sono settori e quali le funzioni in generale in cui sono più richiesti i manager, ci hai detto anche i paesi anche per questi motivi, ma in che settori e in che funzioni? Sì, in questi paesi in particolare le multinazionali che hanno registrato questa maggiore crescita in questo ultimo periodo sono quelle del largo consumo, dell'information technology, delle nuove tecnologie e del retail. Il retail può suonare un po' strano perché in un periodo di crisi magari le persone acquistano meno, però devo dire che probabilmente queste aziende del settore del retail hanno forse una maggiore necessità nell'ultimo periodo di managerializzazione, quindi di attrarre talenti anche da altri settori in campo manageriale, quindi sono aumentate le retribuzioni, hanno attratto figure di questo tipo. Non so se abbiamo delle statistiche anche in tal senso, ma le donne manager sono tante quante gli uomini? Ecco, una cosa volevo dire, Christian, da questo punto di vista l'Italia è stato uno dei paesi, assieme anche alla Germania, che è abbastanza contuttivo però, che ha registrato zero crescita come livelli retributivi nell'ultimo per tutti anno. In generale? Sì, per i top executive in particolare. Ah. Come dicevo prima, forse diciamo sulla parte fissa sono i manager italiani sono retribuiti anche di più, i top manager italiani rispetto a quelli di quei paesi che dicevo prima, però c'è stata una bassissima, quasi zero crescita. Tornando invece alle donne, ce ne sono tante quante gli uomini? No, decisamente direi di meno nelle posizioni apicali, sono state introdotte delle norme anche in Italia ultimamente riguardo alla governance aziendale, le quote rosa nei consigli di amministrazione che
L'ingresso. Questo però solo per le quotate in borsa. Sì, solo per le quotate, solo per i CDA. Devo dire che a livello di figure di top executive o di senior management ci sono meno donne in assoluto. Questo non so se sia dovuto alla discriminazione. Ci sono sicuramente certi settori dove ci sono molte donne al vertice, sono quelli del lusso, anche del largo consumo, ma direi il mondo della moda, il mondo del retail, dei cosmetici per esempio, dei gioielli, accessori, insomma tutto quello che è un po' più vicino al mondo femminile, e qui ci sono molte donne amministratore delegato in posizioni alte. Ma si nota un po' di aumento, si va verso una numericamente un raggiungimento. In questi settori probabilmente sì, devo dire che c'è più ricambio, più movimento, sicuramente meno in settori dell'industria meccanica pesante o della componentistica per l'oil and gas, ecco, questo sicuramente sì, però devo dire che comunque un po' in tutti i settori, quindi anche quello industriale, nelle funzioni risorse umane e marketing ci sono spesso delle donne in posizioni di vertice. Ringraziamo allora Maximilian Redolfi, che è Executive Director di Page Executive, grazie per essere stato qui con noi. Grazie a voi. Ed è tutto per il nostro sportello lavoro di quest'oggi.